Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Dopo tanto tempo torniamo con una nuova video recensione e lo facciamo parlando di questo bellissimo Sicura Safari, ma ovviamente dopo la sigla. Dunque amici, parliamo di Sicura. Nasce nel 1957 dal genio di Ernest Schneider, un uomo poliedrico. Egli infatti era pilota, tecnico microelettrico e anche orologiaio. Tutto ciò che era il suo essere venne racchiuso appunto negli orologi Sicura, che erano orologi da un estro molto particolare, ma che comunque riuscirono a catturare l'acquirente. Oltre a questo, un altro fattore che permise a Sicura di sopravvivere fu il basso costo di produzione. Gli orologi Sicura infatti non hanno una cassa in acciaio, ma bensì sono in ottone cromato. E se diciamo che questo fu un fattore che appunto riuscì a far andare il mercato di Sicura un po' contro tendenza, lo stesso destino, quindi a farla sopravvivere, lo stesso destino non fu riservato ad altre case più conosciute o di pregio, come ad esempio la Breitling, o Breitling che dir si voglia, che nel 1979 dovette cedere tutti i diritti appunto a Sicura. Ovviamente anche i primi orologi vennero, diciamo, contaminati un po' dallo stile Sicura, basti pensare per esempio al Breitling Pluton o allo Jupiter. Bene, detto questo, andiamo a scoprire un po' più da vicino questo bellissimo segnatempo e diamogli un'occhiata in studio. E dunque, amici cari, parliamo di questo bellissimo Sicura. Ovviamente, come tutti i Sicura, l'aspetto incuriosisce molto, ma parliamo subito di dimensioni. Dunque abbiamo un lug to lug di 50,5 mm, una larghezza di 40,5 mm, uno spessore di 14 compreso il vetro, che è abbastanza piatto, ed un'ansa di 19 mm. Parliamo della cassa. Allora, la cassa è un solido pezzo di metallo monoblocco cromato, satinato in verticale sul fronte ed in orizzontale sui lati. La parte posteriore invece è asimmetrica e presenta una vistosa depressione dalla parte che riversa sul polso, proprio per dare maggiore ergonomicità. Oltre a questo, si ha un bellissimo basso rilievo con il blasone Sicura. Un po' più in su, sulle anse, due viti di fermo che servono da perno per quella che è la vera chicca dell'orologio, ma ne parleremo dopo. A ore 3 troviamo la corona, non logata ma di facile presa, utile ovviamente per dare la carica al movimento e per regolare l'ora. Il movimento è un EB8800 carica manuale, 17 rubini e 18.000 alternanze orarie con 37 ore di ricarica, ovviamente un movimento economico. Il quadrante è molto semplice, il quadrante ha uno sfondo argentato con una circonferenza dedicata alla minuteria di un bel blu che, con gli indici applicati color argento lucido, regala un piacevole contrasto. Oltre a questo, una finestrella data ore 3, troviamo poi la dicitura Sicura 17 G-Wheel stampata al centro in alto, mentre giù troviamo la dicitura Shock Resistant Water Resistant. Eccola qua. Parliamo ora delle lancette, che sono a bastone tipiche dell'epoca, con una finitura arancione e i secondi centrali di color bianco. L'intero quadrante poi è abbracciato da una ghiera con indici arabi in rilievo, dando una bella tridimensionalità. La base è nera, ma diciamo la trovo molto difficile da manovrare, poiché lo spazio appunto di presa, come potete vedere, è molto risicato. Il vetro nulla di che, un pezzo di plexi che comunque rende ben visibile il quadrante e dunque l'ora. Parliamo del bracciale, che non è comune, bello direi, composto da una maglia in 5 sezioni, 3 arrotondate e 2 rettangolari, ma ovviamente non grideremo al miracolo. La chiusura è molto semplice, con un'incisione Sicura abbastanza solida.
Ma allora direte voi, che è di speciale questo orologio? Il vetro è di plastica, il bracciale è carino ma non mi fa impazzire, il movimento è quello che è, la ghiera è pure difficile da girare. Vi direi che avreste ragione, se non fosse per questo che questo orologio presenta una singolare particolarità, ovvero questa. E dunque abbiamo la presenza di una lama all'interno della cassa, ovviamente Victorinox, qui potete vedere la dicitura Victorinox. Ecco, è per questo che ho scelto di presentarvi questo Sicura, uno dei primi tool watch, credo, della storia. Ovviamente la lama la si può usare per tante piccole cose, per tagliare, non lo so, il paracord, per prendere un fungo, eccetera. Essa è facile da estrarre grazie all'incavo presente qui al lato ed è una caratteristica decisamente insolita che mi ha comunque convinto a fare mio questo orologio. Mi ha davvero incuriosito. Molto molto particolare, ma proviamolo al polso, vediamo le sensazioni che dà. Allora, possiamo dire che è un po' ingombrante, ovviamente è un orologio abbastanza vistoso. Mi rendo conto che avere un mattoncino al polso non è proprio cool, ma che ci volete fare? Erano gli anni 70, quindi gli anni delle sperimentazioni, un po' in tutti i settori. Questo orologio è, secondo me, pieno di personalità, forse un po' eccentrico, però regala tante emozioni, ti fa sentire un piccolo Indiana Jones solo perché ha quel coltellino nascosto all'interno della cassa. Diciamo che ha un carisma tutto suo, secondo me vale la pena averne uno in collezione. Ah, dimenticavo, il modello in questione è abbastanza raro e dunque non lo si trova tanto facilmente in vendita sulle varie piattaforme. Dunque amici carissimi, anche per oggi il video è finito, io come sempre vi ringrazio per i vostri 5-10 minuti della domenica. Il mio appello è sempre lo stesso, ovvero quello di condividere il video, mettere un like, un bel commento sotto, anche per creare, generare un piccolo dibattito. E se siete di passaggio e avete gradito il video, ovviamente iscrivetevi al canale. Detto questo, io vi saluto, vi lascio una buona domenica e se siete al mare, un buon mare. Ciao e a domenica prossima!